iniziato a fare questa vita a 11 anni, purtroppo ho dovuto smettere per vie traverse, perché non mi hanno lasciato proseguire l'allevamento. E oggi sono qua. Sono qua per far vedere ai giovani quel che è la vita in montagna, quello che si prova ad andare su, quello che vuol dire sapere custodire un gregge, sapere quel che vuol dire custodire una mandria, cose che purtroppo oggi si vedono solo più nei film, perché non si vedono più diversamente. Nuovo la storia della transumanza, solo per far capire ai giovani cosa vuol dire. Cosa vuol dire allevare una mucca da quando nasce, a quando la porti al macello o da quando la allevi. Purtroppo allora inizia alle prime luci dell'alba e si finisce quando diventa notte. La nostra vita è custodire le mandrie, andare al pascolo, mungere, trasformare il latte, perché lassù non si può vendere il latte, quindi non vengono a ritirarti il latte e quindi bisogna trasformarlo, lavorarlo. E poi tutto un insieme di cose, una dietro l'altra, perché le cose si susseguono a pieno ritmo tutta la giornata. Si sale ai vecchi tempi, quando si aprivano i pascoli comunali, cioè il 24 di giugno, e si chiudevano a San Michele il 29 di settembre, che sono 90 giorni giusti di alpeggio. Quello che si era mangiato si mangiava, quello che non si era mangiato si lasciava per la selvaggina. La vita purtroppo lassù è così, si sta senza luce, si sta senza niente, senza televisione, senza cinepresa perché non si sa cos'è. Senza telefono? Il telefono solo quando prende qualche volta, perché non sempre. La comodità in alpeggio non ce ne sono, perché per un motivo o per l'altro i comuni, intanto c'è sempre qualcosa che non va. Allora bisogna farti aggiustare un pezzo di strada per arrivare fin sul posto con la macchina, è sempre un casino totale, domande, non domande. Quello che c'è di bello è che quando sei lassù non hai pensieri e sei sereno. Questa è la nostra vita.